Buona giornata a tutti. Quest'oggi mi piacerebbe farvi scoprire un luogo assolutamente meraviglioso. Se non ci credete, vi invito calorosamente a sedervi comodamente per guardare questo film. Porto Venere è un borgo situato al sud-est della Liguria, dove insieme alle Mar Ligure e alle tre isole chiamate Palmaria, Tino e Tinetto si forma il Golfo dei Poeti, dove all'inverno c'è poco freddo, invece nella primavera e nell'autunno c'è un'ottima pioggia. In questa località abitano 3.270 persone. Nel 1997 il borgo insieme alle tre isole viene considerato il patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Le prime testimonianze di Porto Venere risalgono alle 150 d.C. tramite Claudio Tolomeo, dove all'epoca, al posto della chiesa di San Pietro, ci fu un tempio dedicato alla dea Venere, dove deriva il nome del borgo. Inoltre, Porto Venere fu un luogo di pescatori fino al IV secolo, dove i bizantini la fecero una base navale. In seguito, il borgo fu conquistato dai Longobardi, Normanni, Saraceni, Turchi e per finire dalla Repubblica di Genova, dove quest'ultimo realizzò un castello. Questo perché Genova fu nel conflitto contro la Repubblica di Pisa. Nel 1805, sotto il controllo dei francesi, il borgo fu messo al Dipartimento degli Appennini Marinara. Dopo la caduta di Napoleone, la località entrò sotto il controllo del Regno di Sardegna. Nel 1861 Porto Venere fu conquistata e sottomessa al Regno d'Italia. Giorno d'oggi il borgo viene visitato dai turisti grazie alle sue case alte, strette e colorate. Purtroppo il nostro viaggio tra l'arte, cucina, cultura e mare è finito. Spero con tutto il cuore che il documentario sia stato di vostro gradimento e alla prossima!